Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qui con un nuovo episodio di The Last of Us. Bene, avevamo ucciso nel precedente episodio tutti gli uomini di Robert e siamo praticamente nei pressi del suo ufficio, dove adesso cercheremo di di entrare e di raggiungerlo. Quindi andiamo subito. Ok, siamo qui. Perdiamo tempo. Merda! Via, sta indietro, cazzo! Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, E questo è stronzi! Robert. Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta scappando! Ok, sta scappando, Robert! Joel, di qua! cerchiamo di raggiungerlo. Forza, è entrato qui! Ok, arriviamo. Dai, dai. Joel, di qua. Ok. Acchiappato. Acchiappato. Ciao. Povero Robert adesso. Tess, Joel. Siamo riusciti a Niente rancore, vero? Ma sentimi. incastrarlo. Ok. Mamma mia, Tess. Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio Le dire. armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma. È complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo. Cazzo! Sta beccando un Basta, po', eh. basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo, dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai che Chi non ha le volevo. nostre armi? Robert si è Non venduto posso. le Dammi solo un paio di armi. giorni. Ah, Cazzo, Cristo! Farà un male Chi cane ha le nostre armi? con quanta cattiveria, Joel. Cristo. Le hanno le luci. Ah, le Avevo un debito luci. con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E Che sei proprio dai, che si fottano le luci! Uccidiamoli! È davvero un'idea del cazzo. Mamma mia, Tess. Povero Bene, adesso? Robert, brutta Andiamo a fine. riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare una delle luci. Non dovrei andare lontano. Ed eccola qui. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Purtroppo mi sa che. Aiaia, ha fatto una brutta fine. Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere annonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che li hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Eh sì. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Ok ragazzi, in pratica. Dobbiamo uscire da qui. Ora.
Allora, in pratica dobbiamo... Abbiamo trovato la regina delle luci, come la definisce Joel. Praticamente il capo della sezione delle luci. Che come abbiamo visto in precedenza... Sì, vai prima tu. Mentre ci stavamo cercando di attraversare quella zona in cui hanno fatto un attentato le luci, e a quanto pare lei risulta un po' danneggiata, un po' ferita. Aia, bomba! Sono i tuoi quelli che rimangono. Perché ecco. Credi che mi sia rivolta a voi? Ok, l'abbiamo visto. Bene, adesso la seguiamo perché Robert... Ce ne stavamo tranquilli, progettavamo di abbandonare la città, ma serviva un capro espiatorio, ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Ok, vediamo un po' qua se troviamo qualcosa. Quindi dicevo, hanno fatto questo attentato, come stava dicendo appunto la regina... Joel, dammi una mano qui. Un attimo che prendo un po' di cose interessanti. Vediamo se c'è qualcos'altro. Sì, arrivo un attimo solo. Marlene, perché il suo nome è Marlene. Dicevo, in pratica c'è stato questo attentato. Robert ha venduto per questioni di debiti le armi, le ha date le luci. E le armi sono praticamente state pagate da Tess e Joel, che adesso le rivogliono. E dobbiamo fare questa cosa per loro. Per le luci, quindi in questo caso per Marlene. Cioè portare qualcosa per conto loro. Marlene che è ferita momentaneamente. Cerchiamo di darci un attimo, perché esplorare fa sempre bene. Bene. Stop. Soldati. Quella è l'uscita, la porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Va bene, proviamo in silenzio. Arriviamo a quella porta. Sì, dobbiamo arrivare di là. Questo l'avevamo capito. Cerchiamo di arrivarci, quindi... Ok. E qua c'è un po' di gente. Ci siamo persi l'azione. La giustizia non aspetta, soldato. Va bene. Vediamo un po' qua se c'è anche qualcosa che ci può essere utile. Apparentemente no. Ok, quello è di là. Perfetto tempismo. Bene, silenzio. Ci dispiace un po', però. Allora, vediamo un po' se troviamo sempre qualcosa. Penso che qui non ci sia nessuno. Sì, un attimo, perché vedi, qua c'è un po' di roba. Sai com'è, se c'è qualcosa, qua siamo al massimo. Che fate, mi seguite? Sono tanti oggi. Ce n'è un altro di là.
Qua non c'è nessuno, perfetto, c'è questo qua fuori. Ok. Chi è che spara? Mai più rivederci. Ah, quello lì ha sparato. Ok. Ce ne sono due, mi sembra, no, tre. Uno è andato giù. Vediamo un po', quello si è spostato di là. Calma, calma, stai zitto, silenzio. Andiamo a prendere l'altro. Ok. Tessa, cosa fai lì? Sì, arrivo. L'altro sta arrivando. Ciao. Ah, ok, calma, calma, Joel, è morto, è andato. Ok. Abbiamo fatto fuori un po' di gente qui. Quindi possiamo anche... Sì, Malena... Non manca molto. Sì, un attimo solo che controllo da questa parte se... Ok. Controllo un po' in giro, giusto per vedere se c'è qualcosa. Questi dovrebbero essere... Sono stati giustiziati dalle luci, sono le luci, quindi dovrebbero essere stati licenziati, giustiziati, uccisi. Vediamo un po' se qua troviamo qualcosa. Qua non puoi salire. Questo lo prendiamo perché ci può essere sempre utile. Però togliamolo e proseguiamo. Scendiamo giù. Arrivo Marlene, 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 ok, siamo qui, ottimo, brave ragazze, andiamo, Marlene? Di qua. su Marlene, su, Non è lontano. ok, non è lontano, vediamo se troviamo qualcosa. Da questa Come parte. stai? Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Meno male. Mi dispiacerebbe vederti morire in questo Ma è momento. poco più avanti. Ok. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque Merda, venga tutti in sorpreso un'ambulanza. all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Sta per essere attivato il Cosa dobbiamo coprifuoco. contrabbandare? Ti faccio vedere. Attenzione, il coprifuoco è Ecco, attivo. cosa è Venga sorpreso che ci all'esterno chiede senza Marlene? Di autorizzazione contrabbandare o sarà comunque arrestato di fare un lavoro per lei per riavere le armi. Ok, e perseguito. Joel, dammi una mano. va bene. Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Stai lontano da lei! Ehi, ehi, ehi! Lasciala andare!
Recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente, paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di lucidi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Oh, se in difficoltà potevo contare su di lui. Il nostro Tommy? È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Ok, abbiamo quindi visto l'entrata in scena di Ellie, questa ragazzina che a quanto pare dobbiamo portare fuori verso il palazzo di governo, dove ci sono le altre luci che praticamente la prenderanno in custodia. E abbiamo scoperto anche, perlomeno è uscito a galla, che Marlene praticamente conosce Tommy, per il quale è stato anch'esso, ha fatto parte delle luci, fino a quando poi a quanto pare li abbia abbandonati. E quindi praticamente adesso dobbiamo portare in una zona tranquilla la nostra Ellie. Qui c'è un po' di gente morta, così giusto per noi facciamo sempre un giro, perché ho sentito la sparatoria. Ma cos'è successo? Eccolo qua, le luci. Se niente, non ci troviamo dalla strada, succederà anche a noi. Infatti sei tu, io ti seguo e basta. E quindi seguimi. Dobbiamo fare anche in fretta, perché c'è il coprifuoco, quindi avviamoci, portiamo la piccola Ellie di qua in un posto sicuro. Seguici Ellie, tranquilla. Muoviti. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Passano dei camion. Andiamo da questa parte. Tra poco ovviamente chiuderemo questo episodio. Lassù. Così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Eh sì. Dammi un minuto. Appunto, dacci un minuto che troviamo qualcosa con il quale poter salire. Ecco appunto questo. Vai Joel. Ok. Seguici Ellie. Ci sei? Cosa fai? Ce la fai?
Vabbè, io continuo a salire nel frattempo, poi vedi tu. Brava. Ok, Ellie ci segue. Continua a seguirci, sì. Non guardare il muro, però così, vabbè. Questo tunnel lo usi per il contrabbando? Sì. Merce illegale? A volte. A volte. Mai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Ecco Non so, appunto. è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Abbiamo visto questo dialogo tra i due, abbiamo scoperto che Ellie ha praticamente 14 anni e la madre praticamente è l'amica di Marlene, quindi e intanto siamo quasi arrivati al punto sicuro. Il discorso è stato subito troncato fra i due e siamo arrivati. Eccoci qui. Stai facendo? M'ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. L'orologio. L'orologio regalato da Sara proprio allo stesso Joel, come abbiamo visto nel primo episodio. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Ok ragazzi, l'episodio lo concludiamo, lo terminiamo qui. Abbiamo incontrato quindi la nostra Ellie che dovremo portare al di là delle mura, nell'esterno, portarle alla cosiddetta palazzo di città e palazzo del governo. Joel gli ha fatto una domanda molto importante: cosa diavolo vogliono le luci da te? Però non c'è stata ovviamente nessuna risposta. Quindi noi per questo episodio ci fermiamo qui. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti ragazzi!